9 di luglio, Santa Veronica Giuliani, una vergine clarissa cappuccina, che tutti speriamo diventi al più presto dottore della Chiesa, perché lei ha scritto 21.000 pagine per ordine del suo padre spirituale, delle sue esperienze mistiche, delle sue visioni, dei suoi rapimenti, delle sue stimmate, della sua transverberazione, cioè il cuore perforato da una lancia mistica, è una meraviglia, un tesoro nascosto, appunto, così come ha voluto intitolare la sua opera, ripeto, scritta per ubbidienza, e che si compone di 10 volumi. Dunque, lei nasce il 27 dicembre 1660 a Mercatello sul Metauro. È una famiglia ricca, una famiglia nobile, 5 figlie femmine. La madre muore quando lei, la più piccola, aveva pochi anni, e la madre, prima di morire, affida ad ogni piaga del crocifisso, ogni piaga maggiore, quindi le due mani, i due piedi e il costato, ogni sua figlia. Ma la più piccola si chiamava Orsola nel secolo, poi diventerà Veronica, l'affida alla piaga del costato, e lei affida la piaga del costato di Gesù. Lei è precocissima, a 5 mesi già cammina per andare a venerare un quadro della Santissima Trinità. A 7 mesi parla, oppure tramite lei parla un angelo, per rimproverare un negoziante che aveva la bilancia falsa, e dice a questo negoziante: attenzione, perché Dio vede tutto e Dio ti vede. Prega molto e diventa a 17 anni clarissa cappuccina nel monastero di Città di Castello, nell'estremo nord dell'Umbria, quasi contiguo questo monastero alle Marche, alla terra in cui lei era nata. E lì percorre tutte le fasi della vita di una monaca, quindi fa la portinaia, la giardiniera, poi maestra delle novizie, poi priora. In un primo tempo le suore, le sue consorelle la guardano con sospetto, anche con dispetto qualche volta. Poi capiscono che hanno una santa in mezzo a loro e le affidano il monastero, la guida delle loro anime. È una donna eccezionale perché, oltre ad avere il cuore sempre in Dio, quindi oltre ad essere piena di Spirito Santo, è anche una donna pienamente con i piedi per terra, quindi capace di governare e di pregare, di adorare e anche di dirigere, di organizzare la vita materiale e di orientare la vita verso il paradiso. Viene presa da impeti, da rapti, d'amore incredibili e anche da terribili notti oscure in cui è assediata dal nemico e per permissione di Dio deve stare tra le sofferenze addirittura dell'inferno e del purgatorio pur di salvare altre anime e di liberare altre persone. In un modo particolare una sua aridità dura 7 anni. E viene liberata dopo 7 anni in cui nella preghiera non sente niente, non sente la presenza di Dio, sente il cielo chiuso sopra di lei, viene liberata il giorno di Pentecoste, la notte di Pentecoste, e allora in quel momento sale su un albero la notte, grida a tutte, a tutto il mondo: amate l'amore che è poco amato. La sua vita mistica è tanto intrinseca alla sua personalità che prima di morire, il 9 luglio 1727, chiede l'obbedienza al suo padre spirituale e dopo 33 giorni di sofferenza atroce, offerta anche per le anime del purgatorio,
il padre superiore, il suo padre spirituale, gli dice, le dice, Suor Veronica, se è volontà di Dio puoi morire. E in quel momento lei chiude gli occhi e rende la sua bella anima a Dio. Nell'autopsia il suo cuore, come lei aveva visto in visione, viene trovato perforato con i segni della passione al suo interno, viene custodito nel santuario del suo monastero a Città di Castello. Santa Veronica Giuliani, prega per noi.